Roger Podacter non si è suicidato. È stato assassinato. Beh, è una storia molto avvincente, ma purtroppo i veri detective devono preoccuparsi solo di quelle cosette che si chiamano prove schiaccianti. Oh oh, ho sentito tirare la catena del cesso. Forse è qualcuno che ha fatto lo stronzo. Beh, io credo di essere fuori luogo qui. Ahorn, ottimo lavoro. C'è solo un altro piccolo particolare, signor tenente. Questa donna è la vicina di Roger Podacter, vive qui di fronte. Ha detto che ha sentito un urlo, dico bene, signore? Sì, esatto. E lei ha detto che ha dovuto aprire la finestra del terrazzo quando è entrato nella stanza. Sì, esatto. È sicuro di aver dovuto aprire questa finestra? Sì, sono sicuro. Cosa vuole dimostrare, Ventura? Solo una cosa. Questi sono doppi vetri a isolamento acustico. È impossibile che la vicina possa aver sentito l'urlo di Podacter durante la caduta attraverso la finestra chiusa. L'urlo che ha sentito proveniva dall'interno dell'appartamento, prima che qualcuno lo buttasse di sotto, e l'omicida ha chiuso la finestra prima di andarsene. Sì! Sì! Oh, sì! Ti piace così, amore? Oh, esorcizzato il demonio! Questa casa è ripulita.